ascoltare questo è il gran finale, i prossimi oratori sono veramente sorprendenti. L'ho incontrato nella Global Conference un paio d'anni fa, la sua presentazione è fantastica, la storia veramente che non si può dimenticare. La prima persona al mondo che ha un cyborg artist in the world. Please welcome Mr. Neil Arbison. Neil Arbison. 50 shades of color. 50 sfumature di colore, uno che è l'unico, il primo al mondo che ha l'antenna in testa. Well, I was born completely colorblind, sono nato completamente senza avere la consapevolezza di consapevolezza di cosa sono i colori, e i colori so che sono degli elementi estremamente sociali, sono tutti le pagine gialle, il blu, la pantera rosa, Greenpeace, Red Bull, Green Count, James Brown, c'è un gran paese chiamato Groenlandia che non è neanche verde. Il colore è fondamentale, nessuno ha potuto evitare l'esistenza del colore, anche come code con fondo. Perché per esempio quando l'acqua calda o fredda è indicata col colore, o per esempio su una piantina, se vado a Tokyo mi perdo perché alcune piantine sono basate sui colori e invece sono daltonico, tre diversi paesi che hanno esattamente la stessa bandiera. Quando lo si utilizza come indicazione, avete visto un uomo con gli occhi blu, i capelli rossi e vestito in rosa? Io soltanto che ha occhi, orecchie e non è nudo. Il colore è quindi un elemento estremamente sociale. Quando ho studiato la musica mi sono reso conto che c'erano molte teorie che collegavano il suono al colore. C'erano molti fisici, artisti, compositori che collegavano il colore al suono, per cui ho dovuto lavorare a un progetto per estendere i miei sensi, poter sentire i colori, per cui abbiamo pensato di poter creare un terzo occhio che mi consentisse di vedere i colori. Nel 2003 abbiamo iniziato questo progetto, il primo prototipo in marzo 2004, una webcam collegata ad un piccolo computer, un paio di cuffie che trasformavano i colori in suono, quindi il blu, il suono del blu, il suono del rosso, ogni colore ha una frequenza della luce che io sento come onda sonora. Ho cominciato con 6 colori, quando il mio cervello si è abituato ho aggiunto sempre più, sono riuscito a percepire a 360 gradi, quindi ogni grado dello spettro del colore. Sento il colore come onde sonore, quindi microtonale utilizzo, e sento le varie differenze. Ho deciso di indossare questo occhio permanentemente. Se da marzo ascolto l'uso del colore ormai da più di 10 anni. Abbiamo anche vari volumi per vari volumi di saturazione, posso dire se il colore è molto vivace o no. E poi quando sono riuscito a concepire a percepire i colori come gli esseri umani, ho detto perché non andare oltre, ho pensato di andare per esempio all'infrarosso, cercare di vedere anche gli infrarossi, è la nuova scala dei colori che noi chiamiamo colori invisibili. È la parte del corpo adesso, il software per me è il senso, e l'antenna è la parte corporea. Ho trovato vari modi per renderlo più comodo, e quando l'ultimo che era costituito con un chip e con un sensore della luce, ho cercato di convincere un dottore che doveva impiantare questo chip chirurgicamente. Gli ho detto voglio di queste antenne nella mia testa, la maggior parte degli ospedali mi hanno detto non se ne parlano perché la cosa non piaceva. Ho cercato di convincere il comitato bioetico, mi hanno detto no, allora però ho cercato di convincere un dottore che mi ha detto sì. Lo ha fatto in maniera anonima, siamo andati in ospedale, lui ha bucato la testa con 4 punti d'ingresso. Abbiamo deciso anche di fare un ulteriore buco per avere la connessione internet e ricevere i colori da altre parti del mondo. Da quel momento posso adesso non soltanto percepire i colori che sono davanti, ma le persone mi possono mandare direttamente la mia testa. Ci sono 5 persone collegate, il prossimo fase sarà quella di collegare un satellite in maniera da poter percepire i colori che sono nello spazio. Per me questa unione fra il cervello e il software mi fa sentire cyborg, e è successo 5 mesi dopo aver cominciato ad ascoltare il suono dei colori. Mi sono svegliato, sognavo a colore, il cervello che lavorava, il suono elettronico mi faceva sentire cyborg. E ho dovuto convincere il governo britannico nel 2004 perché non mi hanno consentito di lavorare, il mio passaporto, perché dice che gli attrezzatori elettronici non sono consentiti nella foto dei passaporti.
ho detto, non è una attrezzatura elettronica, è parte del corpo. Alla fine mi hanno consentito di andare in giro così, quindi posso girare intorno al mondo. Questa è la prima antenna che avevo in testa e questo risparmia grossi problemi negli aeroporti. La mia vita è cambiata per molti modi. Prima mi vestivo con abiti che avevano un bel aspetto, adesso mi vesto con colori che hanno invece un buon suono. Questo è l'esempio per i funerali, utilizzo questo tipo di abbigliamento e qui indosso una canzone, puoi indossare una canzone specifica, questa canzone l'ho trasposta trasformandola in una cravatta. Questa è la cravatta, quindi posso vestirla. Io sono la musica se la indosso, se mangio il cibo è musica, quindi posso comporre la musica con le salate, è la mia canzone favorita, posso comporre la musica con le arance, con la Macedonia di frutti. La combinazione dei colori, dei suoni dei colori è qualcosa che rende interessante. Se la componi bene l'insalata diventa Lady Gaga. Compongo musica guardando le cose, non suono più un strumento, suono i colori e mi piace andare in giro in supermercati perché lì che trovo la maggior parte della musica. È molto interessante ascoltando i vari settori, il modo anche in cui percepisco l'arte. Posso sentire l'urlo di Munch, posso sentire il dipinto. Per lui, per me è diventato un compositore e il genere suona molto alto. Anche la bellezza viene percepita perché non dipende più dalla forma della faccia delle persone, dipende dai vari colori. Mi piace andare vicino alla faccia delle persone, ascoltare le varie note sulla faccia delle persone e poi gli mando un MP3 della loro faccia così si possono sentire. Ogni faccia è diversa, è incredibile, non ci sono due facce che suonano in maniera uguale. Anche i gemelli sono diversi, gli umani non sono in bianco e nero. Nel momento che sento che loro non ho mai individuato una pelle bianca o pelle nera, semplicemente il colore della pelle è arancio, o arancio scuro o arancio chiaro, quindi abbiamo tutti lo stesso colore della pelle, arancio. Questo per esempio sento il suono di un occhio e dell'altro occhio, posso comporre la musica con la faccia, faccio dei concerti facciali, prendo i toni e poi faccio suonare i colori in genere. Se ci sono problemi è sempre colpa del pubblico. Mi sono reso conto che le città hanno dei colori, colori dominanti. Ho fatto un progetto che serviva a realizzare qual era il colore dominante. Londra, rosso e giallo, Berna molto verdastro. C'è un secondo effetto, ascoltare i colori, che i suoni normali diventano colori, per cui ho cominciato a succedere con dispositivi elettronici. Il mio telefono suona verde, ma non è verde, e quando ascolto la musica, ogni nota che ascolto la correlo alla musica. Ho cominciato a dipingere cosa io sento, e questo è Baby Baby di Justin Bieber, una trasposizione dei suoni, dei colori, e anche i discorsi possono essere trasformati in colore. Questi sono due discorsi diversi, uno ho un sogno di Martin, un altro da Hitler. Hitler ha dei colori molto diversi perché va da una nota, andava da una nota all'altra. E poi ho creato anche questa tavolozza dei suoni, si può creare questa combinazione di vari note, più di 600 colori. E poi posso dare dei concerti a colori, un concerto a colori a Barcellona dove c'è un coro che canta i colori, e non la colonna sonora non è scritta, io sono il tecnico delle luci. Quando c'è il blu cantano una nota, quando c'è il rosso cantano un'altra nota, quindi hanno imparato il codice e quindi suonano, cantano i colori. Nel 2010 ho chiamato la Cyborg Foundation per aiutare altre persone a diventare cyborg e abbiamo creato vari progetti. Tre: uno, aiutare gli esseri umani a diventare cyborg, il secondo, difendere i diritti dei cyborg, il terzo, il cyborgismo come movimento di arte. Il radar interno vibra ogni volta che c'è qualche presenza, quindi potete sentire il movimento con gli occhi chiusi a seconda dell'intervallo. È possibile di individuare la velocità, ce l'ha anche lei sul passaporto, quindi può girare il mondo. Se avete utilizzato questo sensore sulla schiena, potete avere la percezione di qualcuno alle vostre spalle.
l'orecchio Borg trasforma il colore e il suono in colore, quindi puoi visualizzare, potete visualizzare quindi la tonalità col colore, anche l'occhio cibernetico per le persone non vedenti, quindi si possono si può leggere un libro senza doverlo avere in braille, e l'iBook app si può utilizzare un telefonino Fingerborg, le mancava un dito, voleva qualcosa che gli consentisse di pesare gli oggetti, e gli ho detto sei un fumatore, ha detto no, al cinema, lavora al cinema con la fotografia, gli abbiamo messo una piccola telecamera nel dito, quindi si può filmare con la mano, e la prossima fase è far sì che questa macchina da presa, questa telecamera abbia una percezione, adesso filma soltanto, fa foto, vogliamo invece che questa telecamera gli dia una specie di feedback, ci stiamo lavorando, la bussola interna che va in fondo ai piedi e vibra ogni volta che vai verso il nord, si può impiantare il primo prototipo della percezione a 360 gradi, si può impiantare sensori a infrarosso che possono percepire l'ambiente che ti circonda, e la luce interna che non è tecnologica, è semplicemente e non è cibernetico elettronica. Se ti manca un dente, si può avere un dente con un piccolo LED, quindi in caso di emergenze nel totale buio puoi cliccare il dente e ti accende la luce e ti illumina la bocca. Per chiudere la mia presentazione, il senso sismico, l'ultimo è quello più interessante. Lei è una coreografa che percepisce i terremoti, ha una vibrazione nel gomito che vibra ogni volta che c'è un terremoto in qualche parte del mondo, e a seconda della scala di Richter la vibrazione è elevata o più bassa, è utilizzata nella coreografia in attesa del terremoto, per cui sta ferma fino a che non c'è un terremoto, se non c'è il terremoto lei non va, e diventare cyborg è qualcosa di estremamente naturale, credo che lentamente accetteremo il fatto che tutti quanti diventeremo noi tecnologia, io non percepisco di indossare tecnologia o utilizzare, io la percezione che ho che sono la tecnologia, credo che sia una parte del mio corpo, non un dispositivo, e che percepisco che il software sia l'estensione della mia testa, della mia mente e dei miei sensi, non un software. Adesso mi sento più vicino alla natura perché mi sento più vicino agli insetti che hanno le antenne, mi sento più vicino ai dolfini che percepiscono attraverso la conduzione delle ossa, quindi animali che possono percepire gli ultravioletti e gli infrarossi, quindi diventare un cyborg che ti porta più vicino alla natura e si può percepire la realtà in maniera maggiore. Grazie. Thank you. Thank you. I knew it was amazing. Thanks. Lo sapevo che sarebbe stato sorprendente, grazie. Ho una domanda, questa è la prima volta per te a Roma. Hai citato il fatto che le città hanno i colori. Quali sono i colori di Roma? There's a type of yellow, so c'è it's un a yellow, tipo di giallo, a type of yellow, which is unsaturated yellow, un giallo non saturo. One is two shades of G. Due tonalità. Yellow and red for us. Per noi è giallo rosso. Support of the team. Per i fan della squadra.